Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerd Club, io sono Gela e sono qui per dirvi le 20 cose che mi fanno arrabbiare di più nel mondo della tecnologia. Potrebbero essere prodotti, aziende, modi di pensare, modi di fare, insomma, a 360 gradi. Ma bando alle ciance e partiamo subito con le 20 cose che mi fanno arrabbiare di più. Partiamo con chi non usa Google. Google, ragazzi, Google, google.it, .com, qualsiasi cosa voi vogliate, Google è vostro amico, Google vi aiuta, cercate su Google, non venite sui gruppi a chiedere quanto costa una cosa o le specifiche di un prodotto, c'è Google. Odio poi chi sceglie un prodotto solo per le sue specifiche, non vogliono dire assolutamente niente, quello che è scritto sulla carta non rappresenta necessariamente la qualità di un prodotto. Ci sono tantissime opinioni sulla rete, sia su YouTube che sui vari siti, quindi andate, leggete e informatevi e poi vi farete un'idea più precisa. Le aziende che non introducono le batterie nei propri prodotti, soprattutto quando spendete magari 100-200 euro per averli, che senso ha? Ah, i preassemblati di Amazon. Che spettacolo! I 7 superpotenti, Skylake, stupendi assolutamente e poi... scheda grafica praticamente inesistente. Ah, e tutto a caro prezzo. Non lo odiate anche voi. Mi fa arrabbiare tantissimo chi va su siti come Amazon o qualsiasi altro store, cerca una fotocamera e filtra le ricerche per megapixel e poi compra quella con più megapixel. E voglio tirare in ballo anche voi commessi dei negozi fisici. I megapixel non sono tutto. Mi fa arrabbiare chi compra qualcosa, magari anche contentissimo di averlo fatto, va su un gruppo su Facebook o su un sito e dice: ho fatto bene acquistarlo? E ormai l'hai fatto! Mi fanno arrabbiare tutti quelli che sotto un video commentano: sono il primo. Wow, la tua vita adesso sì che ha un senso. Un telefono blu. Mi fa arrabbiare chi non si fida degli acquisti online. E poi magari vanno ogni giorno al supermercato e pagano con sistemi elettronici non consapevoli del fatto che sia il luogo dove clonano di più le carte. Coerenza. Mi fanno arrabbiare tutte quelle compagnie telefoniche che promettono velocità assurde sapendo di non poterle mantenere. E a caro prezzo. Vero Telecom? Chi si lamenta troppo del fatto di non riuscire a raggiungere i 60 fps nei giochi di ultima generazione? Chi si lamenta di quelli che si lamentano di non raggiungere i 60 fps nei giochi di ultima generazione? Più che arrabbiato forse sono stufo della sfida console PC. È ovvio chi ha vinto, no? PC! Di qualsiasi tipo di segreteria telefonica vi possa venire in mente, le odio dalla prima all'ultima. E soprattutto quella di Skype. Che senso ha? Sono invisibile? Non voglio essere raggiunto? Neanche da una segreteria. Basta. Essere obbligato ad avere una posta certificata per comunicare con le istituzioni e poi dover comunque acquistare una marca da bollo da inviare, scansionata, via email. Ah, un telefono blu. Ah, l'ho già detto? Mi fa arrabbiare tantissimo il parente o l'amico che ha un piccolo problema col computer. Ma non è mai piccolo. Non illudeteci. Qualsiasi tipo di preordine di videogiochi in assoluto. Ma nello specifico quelle che promettono DLC fantastici. Tralasciando il fatto che sono cose già sviluppate e semplicemente non incluse nel gioco originale. Quello che parla per sentito dire elogia qualsiasi cosa lui abbia acquistato. Non so per quale motivo. Ma credo anche che sia lo stesso che durante le partite della nazionale diventa allenatore di calcio. E come ultima cosa, la privacy. Semplice, non l'abbiamo. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, erano le 20 cose che mi fanno arrabbiare di più nel mondo della tecnologia, ma ce ne sono anche tante altre. Ma quali sono le cose che invece fanno arrabbiare tantissimo voi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti o su tutti i nostri social, trovate i link in descrizione. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!